Questa fotografia è stata fatta davanti all'ingresso del cinema comunale. E ci sono io, Vilma piccola, Aldo, mio fratello, e mia mamma Margherita. Il film era La canzone del cuore. La canzone del cuore. Si apre Due città al cinema e si apre con la visione del vostro lavoro storico, quello sulla Salp, e poi un'anteprima perché c'è una novità, un nuovo lavoro. Sì, esatto, questo non è proprio un trailer, ma è un estratto dal nuovo documentario che speriamo di finire presto, se riusciamo a trovare i fondi, e riguarda i 100 anni di cinema a Cornier, che sono veramente tanti. Cioè, un cinema gestito dalla stessa famiglia è veramente una rarità in Italia, quindi siamo molto contenti di portare avanti questo lavoro, e anche perché siamo molto legati al cinema di Cornier, a questa sala, anche perché per la mia esperienza tra Cinema Margherita e Cinema Perona, io ho conosciuto il cinema, quindi la passione mi è arrivata da qua e sono molto emozionata per la visione di oggi, ecco. I vostri lavori sono sempre a sfondo storico, cioè ricostruite sempre un qualcosa della storia del territorio, dei personaggi. Come mai questa scelta e come scegliete gli argomenti? Allora, personalmente, io sono molto interessata alla memoria però non ho, né io né il collettivo comunque abbiamo i mezzi per fare né un reportage né una ricerca prettamente sia antropologica che storica, eccetera, eccetera. Quindi ci approcciamo in maniera un po' naif, però pensiamo che in questa maniera, insomma, si riesca a raggiungere un certo tipo di pubblico anche emozionandolo, ecco. E comunque facendolo incuriosire riguardo degli eventi, delle situazioni, delle storie che ci sono accanto e spesso vengono dimenticate, tipo la Salp, la maggior parte dei ragazzi più giovani non sanno assolutamente cos'è stata. E io me la ricordo, io ero piccola, tornavo da Torino in macchina con i miei, sentivo questa puzza, mi tappavo il naso e mi ricordo di questo lungo edificio e mi sono sempre chiesto, ma chissà cosa fa il mio palapelle. E quindi è stato veramente, cioè, ci ha un po' richiamato questa cosa Abbiamo iniziato un po' per gioco quel lavoro, perché prima facevamo divulgazione, facevamolo anche noi, inseriti in Due città al cinema, la rassegna giovani, e insomma ci ha chiamato, ci ha proprio chiamato, e da lì abbiamo iniziato questa ricerca. Ecco. È un grande lavoro di ricostruzione non soltanto per i documenti storici splendidi che proponete, ma anche proprio per ricercare le persone che hanno fatto quella storia. Avete ascoltato, intervistato tantissime persone per la Salpe e state facendo altrettanto per questo nuovo lavoro. Qualcosa che vi è rimasto particolarmente impresso, che vi ha emozionato in questo lavoro di intervista, di ricerca? Beh, per quanto riguarda la Salp, alcuni dei personaggi presenti nel documentario, che quando l'abbiamo per caso comunque, siamo andati a fare le riprese della demolizione, erano presenti, si sono proprio emozionati di loro, e quindi questo ci ha emozionato ancora di più, perché li avevamo intervistati, eravamo stati a casa loro, poi sono stati molto gentili, ci hanno accolto nel villaggio, abbiamo fatto una specie di buffet, ognuno con i propri prodotti, insomma, si è creato un rapporto molto intimo, e vederli comunque con le lacrime agli occhi, perché un'intera vita stava finendo. Insomma, e per il lavoro nuovo invece abbiamo fatto tutta una parte di ricerca in maniera molto così divertente al mercato di Cornier piuttosto che nei bar, e quindi abbiamo incontrato, insomma, dei personaggi con storie particolari, che hai conosciuto anche la moglie al cinema, per una volta questo c'era, no? E quindi è interessante sentire tutti gli aneddoti di chi si faceva chilometri a piedi sotto la pioggia per riuscire a venire a vedere un film, chi scavalcava, insomma, bello, bellissimo, cioè il contatto con le persone. Eh sì, perché uno degli aspetti è che il cinema non è soltanto chiaramente divertimento, cultura, ma specialmente un tempo era proprio socializzazione. Sì, esatto, era un punto di incontro, cioè, e poi tutti aspettavano queste grandi visioni, poi quando arrivavano i film americani, cioè, era veramente tutta un'altra cosa, ed è un pochino un peccato che, sì, è vero, ora c'è l'evoluzione in 3D, quindi c'è un certo tipo di spettacolo che a casa ancora non puoi avere, quindi magari tanti sportigiani vengono al cinema per quello. Però sinceramente mi dispiace un po' che comunque le sale sono spesso vuote per via della televisione, per via di internet, eccetera, eccetera. Qui abbiamo Vilma De Angelis, che è venuta a fare un concerto a Cornier in occasione della Cantagiro. Cantagiro. Avevamo Melario Bruno
di velluto blu, una meraviglia, quando si apriva. Invece al Margherita avevamo un velario che si alzava tutto fatto, ci sono ancora dalle parti, c'erano le luci ed era fatto come ci sono le tende adesso, tutte arrecciate, e andava in verticale, no? Quando incominciava il film era così, non è come adesso che c'è solo lo schermo. La sua famiglia rappresenta un pezzo di storia del canavese, soprattutto un pezzo della storia del cinema in canavese. Il cinema in canavese c'è anche grazie a voi. Beh, direi proprio di sì, perché questo appuntamento con il traguardo dei 100 anni è particolarmente significativo. E arrivati alla terza generazione, con la quarta che incombe, siamo una fra le famiglie da record nella cinematografia italiana che è riuscita a mantenere la continuità della gestione originaria attraverso un secolo di vita del cinema, che è poco meno della storia del cinema. Quindi diciamo una famiglia che è nata agli albori di questa nuova tecnica, questo nuovo spettacolo, questa nuova forma di intrattenimento, che è riuscita con impegno, sacrifici eccetera ad arrivare nel nuovo secolo ed essere qua, credo, con una fra le sale più belle non solo del canavese ma del Piemonte, su cui abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi, all'avanguardia nella tecnologia, nel comfort eccetera, a offrire a un paesino di 10.000 abitanti quanto di meglio offre la produzione cinematografica. Questo è un risultato che è stato costruito, direi, in tutto questo periodo ormai lungo un secolo, e grazie all'impegno di chi è oggi qua a rappresentare l'azienda continua, e speriamo, non poniamo limiti alla possibilità di offrire questo servizio ancora per molti anni. Tra l'altro adesso la storia della vostra famiglia diventa anche un corto, questa sera ne vediamo un'anteprima. Che effetto fa questo? Ma noi ci siamo trovati immersi in questa avventura come protagonisti, quindi non ci siamo occupati della parte organizzativa, però quando i ragazzi di Cromo 5 ci hanno comunicato che avrebbero avuto intenzione di realizzare un documentario sulla storia del cinema in canavese, segnatamente per i traguardi acquisiti sulla storia del cinema a Quarnier e della nostra famiglia, la cosa ci ha fatto ovviamente notevolmente piacere e ci siamo ovviamente legati a questo progetto, offrendo tutto quel supporto di cui avevano bisogno. Quindi abbiamo messo a disposizione ovviamente tutte le nostre strutture, quelle in funzione, quelle storiche, il nostro archivio, le vecchie macchine, il personale storico. Siamo andati a recuperare l'operatore, per dire, che ha proiettato il primo film qua al Margherita nel 1969, sono stati tutti intervistati, la mia mamma, la mia zia, che sono i superstiti della storia della famiglia, quindi diciamo sicuramente un po' di orgoglio. Ci siamo resi partecipi di questo grosso impegno produttivo e sicuramente in questa fase non possiamo che ringraziare i ragazzi per il pensiero che hanno avuto. Ci auguriamo che riescano a portare a termine il progetto, visto che sono in fase di, si dice, tecnica post produzione, quindi il girato è abbondante, molto interessante, e viene montato proprio in questi giorni. Speriamo entro fine anno di riuscire a presentare la versione definitiva al pubblico.